come avete avuto modo di vedere anche nel video di presentazione che abbiamo messo, sì, scusate, come avete avuto modo di vedere nel video di presentazione che abbiamo presentato ad ottobre, questa è la nuova interfaccia del software. L'elemento principale dell'interfaccia è la finestra di disegno CAD. Chiunque abbia usato un software CAD, sia 2D che 3D, si troverà sicuramente a suo agio, perché riconoscerà tutti i tipici comandi di una modellazione CAD, quali la linea, il cerchio, la polilinea e tutti gli strumenti di modifica che sono tipici di un CAD. Ma l'interfaccia non è solo questo, è stata studiata appositamente per essere quanto più intuitiva e funzionale possibile. Ogni comando sarà collocato esattamente dove ognuno se lo aspetterebbe, quindi non dovrebbe essere un problema, insomma, entrare in confidenza con questa interfaccia. La barra multifunzione che vedete in alto delinea le fasi della progettazione. Come ha illustrato Virginia Fuggi, la prima fase è quella della modellazione geometrica o architettonica dell'edificio, che avverrà nella scheda home. A questa seguiranno altre fasi, che sono la modellazione strutturale e il lancio dell'analisi e la consultazione dei risultati. Infine è disponibile una scheda supporto dove potrete trovare la documentazione del programma, un rapido accesso a tutta la normativa nazionale, regionale e anche della documentazione online sui nostri siti e sul canale YouTube. Bene, passiamo subito al sodo e vediamo quali sono gli oggetti che non sono presenti in un normale software CAD, quali il muro, le aperture, la colonna, la trave, il solaio. Sono oggetti che sono stati studiati appositamente per una modellazione dell'edificio. Partiamo dal muro, per esempio. Il muro, il modo più semplice per inserire un muro è quello di definire un punto iniziale e un punto finale. Questo elemento che abbiamo inserito è stato modellato in pianta, ma è subito disponibile anche nella vista 3D. Quindi non è solo un'entità polilinea più retino, ma è proprio un muro che è stato realizzato nel nostro modello. Nel momento in cui selezioniamo una qualsiasi entità che andremo ad aggiungere, abbiamo la possibilità di vedere le sue proprietà nella griglia di destra, che espone le proprietà dell'elemento. In qualsiasi momento è possibile selezionare un oggetto e andare ad agire sulle proprietà che in quel momento sono editabili. In questo caso possiamo aumentare lo spessore del muro oppure andare a cambiare il suo materiale. Se uno volesse partire con la modellazione dell'edificio con un foglio bianco, potrebbe farlo, nel senso ha tutti gli strumenti, i riferimenti per modellare un edificio anche partendo dal nulla. Ma siccome noi ci occupiamo principalmente di edifici esistenti, per la maggior parte degli edifici saranno disponibili delle piante AutoCAD, insomma delle piante in X-ray. E quindi è molto utile inserire un riferimento andando ad agire sul comando disegno, che ci permette di selezionare un pixel da usare come riferimento per la modellazione. In questo caso ho preso il pixel del piano interrato e lo visualizzo nella finestra 2D. In qualsiasi momento è possibile selezionare questo disegno e renderlo visibile anche nella finestra 3D. Quindi possiamo utilizzarlo come riferimento per l'inserimento di muri, aperture e tutti gli altri oggetti di cui avremo bisogno. Ma passiamo alla gestione dei piani dell'edificio, è il primo passo della modellazione. Si accede dal navigatore, che è il controllo dove sono disponibili tutti gli elementi del disegno, nel senso tutte le piante. È possibile accedere
alle viste assonometriche e alla prospettiva, e poi vedremo come compariranno in queste altre voci le sezioni architettoniche che creiamo e anche i disegni in Excel. Dal comando gestione piani è possibile settare l'altezza dei diversi piani dell'edificio. Di default è presente il piano fondazione, dove andremo a creare le travi di fondazione, e il piano 1, che rinominiamo come piano interrato. A cui diamo un'altezza pari a 2,20 m. Questo edificio si compone di un piano non completamente interrato, perché è posizionato su un pendio, quindi ha delle fondazioni su piani sbalzati. Aggiungiamo altri piani, in particolare il piano terra, che ha un'altezza di 3,20 m, il piano primo, che ha un'altezza di 3 metri, e poi un piano copertura, dove modelleremo il tetto, per il quale settiamo un'altezza pari a 0,50 metri, che è l'altezza dei muri sotto la gronda. Bene. Fatto questo, abbiamo già inserito un disegno di riferimento per il piano interrato, proseguiamo l'inserimento dei XF anche per gli altri piani. Per passare ad un altro piano è necessario fare doppio clic sulla voce corrispondente dell'allegatore. Quindi siamo adesso sul piano terra. E inserisco anche per questo piano il relativo XF. Questi disegni sono stati preparati in modo da avere l'origine tutto, tutti, per tutti questi disegni, insomma, l'origine è collocato nel punto 00. È bene, insomma, avere questa accortezza, ma qualora l'origine non fosse nel punto desiderato, nel momento in cui si inserisce un altro step al piano superiore, è possibile prendere un riferimento, per esempio con una linea, che ritroveremo anche al piano primo. Ora ho posizionato questa linea che mi indica il punto di questo vertice dell'edificio, passo al piano primo e ritrovo la linea in quel punto. Quindi inserisco di nuovo il step relativo al piano primo. Come vi dicevo, erano stati preparati in modo da coincidere nell'origine, ma nel caso in cui non lo fossero, quindi l'inserimento ci portasse a una situazione di questo tipo, utilizzando i comandi CAD, quelli sposta, oppure muovendo il grip, ma scusate, muovendo il grip presente sul disegno di XF, è possibile riportarlo nella posizione desiderata. Un'ulteriore verifica che gli inserimenti siano stati eseguiti correttamente è la finestra 3D. Quindi, passando alla vista 3D tramite uno dei comandi presenti nella barra conduzione, vediamo solo il piano di XF del piano interrato, perché dobbiamo attivare l'attività visualizzazione anche per gli altri piani. Quindi questo XF sarà visibile anche in 3D. La stessa cosa faccio per il piano primo. Vediamo come le piante siano state inserite all'altezza desiderata. Possiamo quindi partire con la modellazione dei muri. Partirei dal piano interno. Precedentemente abbiamo visto l'inserimento di un muro definendo il punto iniziale e il punto finale. Un altro modo molto efficiente per modellare un muro, senza doversi preoccupare di definire correttamente lo spessore, è il muro rapido, che è disponibile da questo menu a discesa. Il muro rapido ci chiede di tracciare una linea che interseghi i due fili del muro che vogliamo realizzare. Vedete, è molto semplice. Ho realizzato il muro dello spessore desiderato, senza dover infossare nessuno spessore. Posso proseguire così con l'inserimento di tutti gli altri muri e alla fine, utilizzando il comando raccorda, seleziono i due muri che voglio raccordare e realizzerò il collegamento. Ma prima di proseguire con l'inserimento di tutti gli altri muri, ho
acquisire i materiali della scrittura. I materiali, come anche tutte le altre librerie presenti nel programma, come le sezioni oppure le condizioni di carico elementari e le condizioni elementari, sono disponibili dal navigatore.